Beh, siamo live. Naturalmente ringrazio Claudia per questo video. Se arrivano domande poi te le giro direttamente, le potrai anche leggere così tutti quegli appassionati di tennis che si collegheranno ci faranno domande soprattutto su quello poi che è la tua esperienza. Allora, prima di tutto ti chiedo dove sei e quanto sei pronta per almeno riprendere ad allenarti, perché si pensava da lunedì, invece da lunedì possono riprendere solo quelli che, anche se comunque tu sei un atleta professionista, quindi non so se tu da lunedì rinizi ad allenarti anche nel campo o stai continuando a fare parte fisica e basta. In realtà adesso andrò ad Arezzo, qui sicuramente si potrà cominciare a quanto hanno detto il 4 maggio, ma dovrà uscire questa lista che magari era uscita anche prima che finisse il finimondo. No? Non so se sarà la stessa identica lista, onestamente, Ma tu mi nella auguro prima sì. lista c'eri, sì. 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 Ascolta, adesso sei naturalmente a Brindisi, sei a casa. Ah, sei Ad proprio ad Arezzo Arezzo, cioè proprio non sei tornata, non posso ne ma non sei tornata per tua volontà perché pensavi che diciamo, lo stop era più breve oppure... non si può tornare, non c'è modo di tornare e se dovessi tornare a casa sono costretta a rimanere 20 giorni lì. E in questo momento comunque mi sto allenando e a casa non potrei neanche uscire di Certo. casa se non in giardino, almeno qui un po' in mezzo alla strada, nella pista ciclabile, nelle zone qua intorno ci si può andare Certo. anche a fare la spesa qui vicino, cioè Ascolta, non mi hanno mai fermato fino adesso. Claudia, ti volevo chiedere com'era il tuo programma? Avevi già iniziato l'attività di gara oppure... stavi entrando nel vivo della stagione, visto che a marzo generalmente inizia poi il grosso dell'attività. Com'era la tua pianificazione dei tornei? Avevamo deciso che avrei fatto qualche BNL, quindi dopo Firenze sarei andata a Bari e dopo eventualmente ne avrei fatto un altro, se magari non fosse andato bene bene. Però altri due BNL c'erano in programma sicuramente. E avevamo programmato anche le due, c'erano 3 settimane di succemento, però appunto. Non è stato possibile. Ascolta, iniziamo subito il tuo percorso iniziale col tennis. Com'è che hai iniziato? Quindi piccola, dove, con chi e poi com'è stato il tuo percorso? Diciamo, fermiamoci all'attività junior prima di entrare poi nel circuito maggiore. Allora, io ho iniziato da piccolina, intorno a 5-6 anni, con mia mamma. Perché anche lei giocava a tennis e allenava anche mia sorella più grande, che poi ha smesso a 18 anni. E da lì, poi, inizio secondo superiore, mi sono spostata in federazione a Tirrenia per 2 anni. E poco dopo sono ritornata dalle mie parti, diciamo, giù da me. Sono ritornata a Brindisi, poi sono ritornata un po' più su, però lì già entriamo nell'ambito un po' più professionistico. Sei junior tra Tirrenia e casa mia. Ecco, quindi hai fatto anche un periodo al centro tecnico di Tirrenia e hai fatto tutta l'attività giovanile in termini anche di torneo, cioè hai fatto sia Tennis Europe che ITF o hai giocato poco, per chi non ti conosce, poca attività junior? No, ho fatto tutta l'attività junior e poca ITF in realtà, perché mi chiedevano di giocare ai tornei in particolare che giocavo, magari alcuni slam no, però poi ho iniziato piano piano dai 10.000 ai 25, ma con molta calma. Qual è stato l'anno migliore tuo? Perché tu sei arrivata a 2,50 all'incirca in singolo,
190 in doppio. Qual è stato l'anno, diciamo, dove hai giocato il tuo miglior tennis? Quello lì a salire, diciamo, verso il 2010. Poi ho avuto una ripresa 4 anni fa in cui stavo giocando di nuovo meglio, però non c'è stata continuità appunto per quanto riguarda tornei e tutto il resto, anche perché ho fatto scelte anche diverse io, di spostamento, di allenamento per motivazioni varie. Ascolta, mi chiedono perché poi arrivano i messaggi sia sulla chat ma anche su Messenger o WhatsApp. Mi chiedono quanti tornei hai vinto. Sicuramente intendono nel circuito ITF, penso. Beh, se non mi ricordo male, ne hai vinto parecchi, almeno una decina sì, poi hai vinto anche molti doppi. Adesso esattamente non lo so, però tu ti ricordi? Ecco, piano piano sta notando. Mi senti? Ci sei? Ci sei, Claudia? Ok, ci sei? Il segnale non è buono. Allora, nel frattempo vediamo tutte le domande che ci sono. Vediamo un attimino se riesce a ritornare il collegamento. Prova sì a riscollegarti, ok. Allora, vediamo queste altre domande. Quindi ti sei invece allenata sempre in Italia, questo adesso glielo chiediamo. Sì, io ti sento. Ok. Mi è arrivato a giudicare e quindi si è bloccata tutta la Vai, connessione. vai. Eravamo rimasti. Niente, quindi praticamente il tuo percorso attività junior. Mi chiedono quanti titoli hai vinto, li stavo verificando, mi sa che ne hai vinto 12 in singolo e una ventina in doppio. Mi chiedono anche se ti sei sempre allenata in Italia o hai fatto esperienze anche estere in allenamento. No, mi stanzia fuori Italia, solo a Valencia. È un periodo, ma per via della Bundesliga in Germania, ma 2 settimane. Ho capito. E invece, quindi, se dovessi dare un consiglio alle giovani, quelle che comunque stanno iniziando il percorso, che sono uscite dall'attività giovanile, che cosa ti sentiresti di dire ad una giovane che prova a fare il circuito maggiore? Senti? Beh, li prendo come lavoro e in maniera, diciamo, iniziale, ma step by step, cioè nel senso, prenderla comunque come una motivazione giornaliera il fatto di giocare a tennis, cioè anche come crescita personale, non soltanto perché voglio giocare, perché probabilmente mi fa piacere che i miei genitori mi dicano che gioco a tennis o per altri fini, ecco, personali. Quindi prenderla ogni giorno come un crescendo, perché è anche una possibilità, soprattutto per crescere come persona, che è un atleta o un tennista di conseguenza. Ascolta, invece, come vedi
il tennis femminile, secondo te come sarà in prospettiva futura in termini proprio di gioco? Sempre più veloce, sarà sempre meno possibile pensare a schemi tattici, diciamo, lunghi, dovrai prendere decisioni in pochissimo tempo e continuerà fisicamente a evolversi sempre di più perché bisognerà essere sempre più allenati e sempre più pronti a partite lunghissime. E quello che vedo io anche nei tornei che ho giocato ultimamente, ogni turno sarà tosto. E quindi bisognerebbe sempre farsi trovare pronti mentalmente e fisicamente, Ascolta, tu da questo punto di su vista. che cosa ti concentri maggiormente sull'aspetto, diciamo, della tua crescita? Perché comunque anche a 30 anni si continua a lavorare, visto che le carriere si sono allungate tanto e quindi se uno non ha infortuni si può giocare anche bene, soprattutto dopo i 30 anni. Su che cosa ti concentri? Più aspetto mentale, fisico, la parte tecnica? Nella parte tecnica stiamo lavorando specialmente su due colpi in questo momento, però è una cosa su cui io posso lavorare, ma chiaramente non mi ci concentro perché quando poi vai in partita, come sai bene anche tu, non è che ci vai a Cosa pensare, sono? Servizio e però si dritto? modifica Servizio servizio e e dritto, sì. dritto, immaginavo. Vai. E invece sul resto, parte fisica e mentale? Parte fisica, sicuramente è un evolversi continuo, nel senso che ora sto cominciando a vedere un po' più di risultati perché abbiamo cambiato proprio radicalmente la parte atletica, col preparatore, che tendo a citare, si chiama Emanuele Spighi, poi c'è anche un suo, non aiutante, un altro preparatore che è Paride Peruzzi. Appunto più tanto sull'esplosività e la velocità del mio tipo di gioco, quindi molto a carico naturale, molto cardio, tutto Sì, nell'immediato, quindi molto a protrarre, diciamo, il tipo di molti lavori gioco. intervallati, quindi praticamente a carico leggero con molto lavoro fatto, diciamo, poi sul breve a serie con i tempi di recupero. Ascolta, mi chiedono due cose. Uno, che tipo di giocatrice sei, visto che comunque stavi parlando, ti ho fatto la domanda su che cosa ti concentri, e chi ti ha aiutato maggiormente nella tua crescita? Dici, qua penso che si riferiscano da quando hai iniziato a fare agonismo, perché questo è un genitore che me lo chiede. Che giocatrice sei? Per chi non ti conosce, invece la fa questo è un collega. D'attacco, tendo a fare gioco prevalentemente io e nel momento in cui dovessero attaccarmi, chiaramente io cerco di difendermi come posso e riattaccare appena rimpostare di nuovo il mio gioco aggressivo. Quindi tutto su colpi aggressivi, cerco di venire avanti, mi proteggo verso la rete, diciamo. Ascolta, ti sei sempre espressa meglio sul veloce? Sì, tendenzialmente sì, anche se la terra comunque ultimamente mi sta aiutando molto a crescere da tutti i punti di vista. Invece sulla crescita, Diciamo che sì. no, mi piace giocare da entrambe le parti, però ovviamente nelle superfici veloci mi esprimo al meglio, mi diverto di più. Poi giochi comunque, sei abbastanza completa perché giochi bene la palla corta, il back, giochi bene anche il doppio, quindi tutto quello che sono i colpi da donna, schiaffo al volo, cioè sei abbastanza completa, ecco, se posso aggiungere qualcosa io per come ti conosco. Invece la domanda sulla crescita. I miei genitori sono stati parte portante di questo, perché anche se non li ho avuti particolarmente vicino, sempre fisicamente intendo, mi hanno aiutato giornalmente, nel senso hanno cercato sempre di chiamarmi, di sentire come stavo, anche se ero molto lontana da loro, quando ero ai tornei, e anche se io magari spesso non volevo
per come sono fatta magari caratterialmente, portarli troppo nel mio mondo, loro hanno cercato sempre anche con modi, diciamo, particolarmente consapevoli e intelligenti di entrare e mi aiuta nella mia crescita proprio personale, quindi la devo assolutamente Ascolta, tutta loro, mi chiedono alla mia invece, famiglia, questo ecco. sempre un genitore di una ragazzina che gioca nella seconda categoria a 16-17 anni, se consiglieresti più mandare, in questo caso, la giovane tennista in un'accademia oppure un piccolo centro dove magari ti puoi, cercare un maestro o un team di lavoro molto più piccolo, o andare magari anche all'estero in un'accademia grossa. Cosa, il tuo pensiero, naturalmente. Dipende che tipo di età ha 16-17 la anni. ragazzina o il 16-17 ragazzino. anni. In quel caso l'affiderei più a una persona specifica in un centro piccolo, proprio perché così curi appieno l'atleta e la persona, in maniera di essere seguito sotto certi aspetti particolari in quel momento della crescita proprio, perché è un'età particolare. Certo. Ascolta, altra domanda. Ti vedresti in futuro? Io spero che lo fai più tardi possibile perché ti vorrei vedere ancora giocare, perché puoi ancora dare tanto, questo a mio modesto parere. Mi chiedono se ti vedi allenatrice, se ti piace insegnare e se è una cosa che magari diciamo in una seconda carriera. Questa è una domanda che mi hanno già fatto. Sì. Dipende particolarmente da come finisco la mia carriera. No, sto scherzando. Allora, in realtà avevo già visto un'altra via, sempre inerente a questo sport, però non me la precludo completamente come opzione, non si sa Cioè, mai, nel non la senso. so questa, in che senso? Cioè, quali fa la fisioterapista, la preparatrice mentale? No, 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 no. Ah. No, le teste altrui non le voglio distruggere, non le voglio mentalizzare troppo, no. Mi basta la mia avanza. No, ho pensato all'ambito del giornalismo, perché mi piace molto stare a contatto, sì, con tutti voi e Ascolta, con gli atleti, con i giocatori. altre due domande, poi te le faccio io perché voglio anche chiedere qualcosa un po' di più free, che sono cose un po' piacevoli. Ti chiederò, inizia a pensarci, il piatto preferito, il libro preferito, cose devono essere anche un po', non le solite chiacchierate. Mi chiedono due cose. Uno, l'aspetto economico, quanto è difficile e in quale fascia di età o periodo bisogna investire di più. Questo adesso non so esattamente a cosa si riferiscono. E l'altra domanda, che è un pochettino una domanda che io so già che odi, è mi chiedono se ti ha aiutato o penalizzato il paragone con tua cugina. Che questa so già che è una domanda che però te la devo fare perché se no mi dicono bubu, ti mandiamo le domande e poi non le dai all'ospite. Dai, inizia più su quella, sull'altra che so Allora, già. inizio sulla Vai. prima. Allora, diciamo che se uno vuole investire, investe da subito, dall'inizio. Fasce d'età particolari che ti posso consigliare da, facciamo, 13 anni in poi, perché poi piano piano l'approccio ai tornei diventa un po' più differente. 13-14 anni, diciamo, anche perché uno capisce anche se è qualcosa che vuole fare veramente o no, Sì. poi soggettivo da bambino o ragazzina che sia. E penso anche molto probabilmente che i fattori di chi vuoi mettere anche intorno alla persona è importante. Quindi se tu decidi di mettere un preparatore atletico piuttosto che soltanto l'allenatore, è chiaro che è una spesa in più. Ed è importante anche quel tipo di aspetto lì, anzi, penso che sia fondamentale per
dall'evolversi da ragazzino. E poi c'è chi ha bisogno di un preparatore mentale, chi no. Lì si parla più avanti comunque, è una situazione che piano piano. Poi dipende sempre anche, così rispondo anche io, questo dipende anche poi da quanta attività fai, perché naturalmente se hai meno disponibilità finanziarie è logico che devi ottimizzare il tuo budget e cercare di fare l'attività con un certo criterio. Se hai finanze in abbondanza, puoi anche permetterti di fare anche, ad esempio, di giocare lontano dall'Italia, che io consiglio perché generalmente quasi tutte le junior vanno poco all'estero, che è una delle cose che invece dovrebbero ampliare anche quando giocano, non solo Tennis Europe. Invece, per quanto riguarda il paragone con tua cugina, è stato quali sono? Dici tu. Allora, magari è dipeso dalle varie fasce, cioè dai vari periodi, nel senso. Che ovviamente come rapporto di famiglia ci siamo sempre volute bene perché è un rapporto sanguigno, però è chiaro che dal punto di vista motivazionale non si può parlare di paragone o dentro la famiglia è ovvio che purtroppo ci siano dei paragoni perché è stata quello che è stata ed è tuttora comunque apprezzata, non solo come atleta ma come persona e quello che ha creato dopo, no? Il No, tennis. però scusami, ho capito, sicuramente è ovvio che c'è l'aspetto diciamo di sangue parentale, che no, quello non va a precludere. No, Diciamo. mi chiedono se la domanda è più se era un tuo punto di riferimento proprio come crescita, nel senso che comunque andavi un po' anche a cercare di prendere spunto da quello che stava facendo lei, non tanto una questione di antagonismo. Cioè, lei era il tuo punto di riferimento, ad esempio, ti sei sempre espressa in base a come eri tu, come caratteristica anche di giocatrice, avevi anche delle altre, perché poi mi chiedono anche se avevi delle giocatrici su cui tu, diciamo, ti avvicinavi come tipologia di giocatrice. Ah, ok. No, cioè il tipo di gioco, come sai anche tu, è diverso. Cioè, sono due tipi di giochi abbastanza differenti perché fisicamente siamo anche completamente diverse. Quindi, no, mi piaceva molto guardare le sue partite perché imparavo parecchio, ma non avevo, diciamo, lei come punto di riferimento totalitario. Mi piaceva più magari una Sharapova, una Williams, piuttosto come tipi di, non per poter arrivare, ma come tipi di spunti, ecco, anche a livello di gioco, di tattica anche. Ecco, io ti volevo chiedere, infatti, a proposito di questo, durante tutta la tua carriera, ma anche partendo dagli junior, chi è la giocatrice che ti ha sorpreso maggiormente in positivo, che non ti aspettavi diventasse così forte? Della mia età Sì, no, no, in o cioè generale, di quelle del che nostro hai, percorso? esatto, visto, non anche che ci hai giocato, che comunque ti Ah. sei incrociata nei vari tornei che hai fatto, una che comunque non ti aspettavi, diventasse, diciamo così, forte. Beh, Sara non pensava che diventasse 4 del mondo, giustamente, Errani. Mai. Infatti, chapeau proprio di livello, anche perché avendoci giocato il doppio contro si vedeva la tignosità, l'aggressività anche agonistica, ma non da arrivare dove è arrivata. E di stare arrivata un po' più tardi, comunque. Ascolta, invece mi senti? Ci sei? Mi senti? Vediamo se è arrivata qualche altra domanda. Sì, quest'altra.
Adesso arriva, allora, quindi se nei tornei gira con l'allenatore o Senti? con... Sì, ti sento. Ci sei? Sì, Mi senti? io Mi sì. Io sa che non si sente l'audio. ti sento, Cla. Mi senti? Ci Sì, sei? io Mi sì. senti? Tu mi senti? No. Ok, Sì? dai. Allora, mi chiedono... No. Mi senti? Mi No, Bubu, io non ti sento, aspetta, Sì. aspetta, le cuffie. Aspetta. Forse è meglio che non le usi le cuffie, lo sai? Io ti sento. Ci sei? Se la DSL sta dall'altra parte non è ottima, si sente malissimo. Allora, vediamo le domande che mi erano arrivate. Questa era se nei tornei vada a giocare. Ci sei? Mi senti? Bene le bits, ma Mi senti? Io ti Bu. sento. No, provo a prendere delle Ok, altre nel cuffie. frattempo io mi scrivo tutte le domande. Allora, quindi nel frattempo vediamo innanzitutto in chat se c'è qualche altra domanda. Eccole qui, me le segno anche. Ok, allora. Andiamo a vedere. Allora, nel frattempo vi anticipo che domani invece avremo live Riccardo Rosolin alle ore 17, grandissimo allenatore con tanta esperienza. Poi vediamo chi abbiamo. Faremo un video su i college americani con un ragazzo che sta in Florida. Parleremo anche di beach tennis. Poi avrò ospiti anche. Mi Sì, ti sento, senti? ti sento. Tu mi senti? Mi senti? Mi senti, Cla? Prova a parlare. Mi senti? Ci sei? Sì, ma sono io che non ti sento. Ah, Tu mi senti, ma beh, io no. io ti sento. Allora, facciamo così, ti faccio le domande chat e rispondi nelle chat. Mi chiedono. Aspetta, rispondi in chat. Tanto ti sentono. Mi chiedono se nei Ok. tornei vai sempre con il coach. Una, poi. No. Vai, rispondi. No, ma non in chat, puoi parlare? Parla. Ah, ok. Io ti faccio allora, io. Dicevo, viaggio praticamente sempre da sola. Se ho la possibilità, vado in giro con qualcuno che ha disponibilità e da parte mia anche per disponibilità economica. Vai, ok. Poi mi chiedono momenti più belli e poi... I momenti più belli. Vai. Sicuramente Roma, sicuramente aver giocato
una settimana di fila a Roma e aver vissuto appieno tutta la settimana con ogni singolo particolare, l'aver giocato in mezzo a un pubblico italiano soprattutto, e aver sentito il calore del torneo e essermi approcciata a tutti i professionisti che siano stati giocatori e che siano stati allenatori e preparatori, tutti gli staff, diciamo, avevano intorno i giocatori, e quindi comunque l'ambiente di per sé reale che si respira nello sport, quello che mi piacerebbe appunto respirare sempre, che purtroppo negli ITF e nei tornei, diciamo, minori non vedi. Momenti più belli? Progetti per il futuro. Beh, ecco, sicuramente se riesco a portare avanti questa cosa di far giornalismo, mi piacerebbe lavorare per qualcuno, dire la mia, non dico quasi sempre, ma cercare di rimanere nello sport per dire la mia, dal punto di vista umano e dal punto di vista, sportivo. Non si sa mai, magari anche provare a lavorare in qualche altro sport che non sia il tennis. Per adesso questo, non ho pensato ad altre cose particolari. Il mio libro, il mio piatto, il mio film preferito. Qua devi Dunque, pensarci. libro sicuramente L'arte della vittoria di Phil Knight, che è la storia della Nike in pratica, del tipo che ha creato la Ah, Nike, bello. da come è cresciuta, tutto quello che c'era dietro. Cosa ha perso, cosa ha riconquistato, una storia fighissima a parer mio. E piatto preferito, la pasta al pesto coi pinoli e le patate poi mi hai chiesto film preferito. Film preferito, Madonna. È difficilissima questa. Ne ho visti talmente tanti che non ce n'è uno preferito. Forse Vabbè, se non ti viene in non mi mente, ricordo neanche vai. come ce l'ho, ma non mi ricordo come si intitola. Allora, mi chiedono, te l'ho girata, mi chiedono Sì. se senti ancora, sei in contatto con giocatrici, con Sono a amiche. dieta. No, non so. No, vabbè, sei a dieta, questo. Mi dovresti conoscere. Io lo so come sei fatta. No, mi chiedono se sei sempre in contatto Sto con. cercando di mangiare meno, ma non sono a dieta. È molto difficile. Allora, Sì, mi mangi ti rispondo alla seconda momenti domanda. Sì, sono in contatto con alcune mie amiche, che sono Angelica, che conosci molto bene, Moratelli, e mi sento anche ogni tanto con Camilla, Moratelli, e Spigarelli, Martina. E con Gaia Sanesi ci sfoghiamo su altre cose. Qua, mi sa che altre domande non ne arrivano. Aspetta un attimo che ce ne ho due in chat, fai vedere. Ok. Mi dicono. Il tortone. Vabbè, questo tanto. Cioccolato. Eh sì, secondo me sanno che ti piace. Che c'era dopo la GT Cagliari. Capito? Grazie, Cla, ci sentiamo presto.
Mi dispiace che No, non ti vabbè, sento mi più, dispiace, non però. fa niente, dai, anche a me, dai. Non è possibile. Vabbè, vabbè. Ne organizziamo un'altra, dai, magari così parliamo anche di Serie A e di Leggo il Cagliari. labiale un pochino, quindi sì, ok. Ci aggiorniamo, dai. Un abbraccio. Va bene. A te.